Possiamo cominciare? Buongiorno. 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 Quanto è difficile allenare una squadra in questo periodo che, dove cambiano le facce e quindi gli interpreti? Una volta ne arriva uno, te ne parte un altro. Ogni volta devi aggiustare il vestito. Sì. Beh, siamo in fase calante. Siamo verso la fine. Meno male. Sarebbe ora. Non è facile, però credo che siano problemi che più o meno abbiano tutti. È vero che qua qualcosa è successo, però l'importante è che il gruppo riesca a mantenere la barra dritta sulla cosa che è più importante, che sono le partite. E credo che anche dopo Cittadella la dimostrazione è questa. Noi dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati nel rispetto di tutti quanti, delle esigenze anche di diverse che possono essere di tutti quanti, dobbiamo essere bravi a pensare alla partita. E domani è un'altra partita che richiede molta attenzione e la capacità di gestire tante difficoltà, perché è una squadra in ogni caso che secondo me ha dei valori, che forse non è nel suo momento migliore, ma che sembra che possa anche cambiare qualcosa tatticamente, quindi ci sono tante incognite e noi dobbiamo fare una grande partita per dare continuità di risultato a quella che è stata con Cittadella. In questa prima fase di calciomercato sono cambiati un po' di interpreti e mi pare di capire che soprattutto sono venuti meno alcuni giocatori che hanno caratteristiche di velocità, di rapidità, in favore di elementi che invece fisicamente sono molto più grandi, molto più possenti. Ecco, immagino una difesa con Sorensen o Capuano, con il nuovo arrivato Sgarbi, con Lucchesi dall'altra parte. Non è tanto, sì, è molto forte fisicamente, ma non paga un po' di dazio sulla rapidità, sulla reattività? Là dobbiamo trovare, allora io credo che un po' tutta la squadra abbia l'esigenza di trovare delle modifiche, perché le caratteristiche sono diverse, non solo in difesa ma anche davanti, anche in mezzo. E non credo che con Cittadella abbiamo risolto tutto, noi siamo un pochino work in progress, però ripeto, come tante altre squadre, tutte secondo me le squadre, più o meno, forse il Parma è l'unico che non ha questi problemi di questo campionato. Ma anche là l'atteggiamento nostro è sempre a trovare soluzioni ed efficacia, nel rispetto delle caratteristiche che ti portano magari a cambiare qualche principio o qualche disposizione o qualche lettura tattica. Però insomma con l'idea sempre di non piangersi addosso, ma di andare a trovare soluzioni ed efficacia. Poi il mercato potremmo giudicarlo non adesso ma tra qualche mese, partendo dal presupposto che secondo me sono arrivati tanti ragazzi molto interessanti e che quindi credo che in ogni caso la squadra abbia anche preso vantaggio da questo mercato. Dobbiamo dimostrarlo con i risultati e continuare a lavorare. Mister, il calendario è impietoso, nel senso che ti mette davanti tre partite, una l'abbiamo già affrontata con pieno successo, poi c'è il Venezia, poi vabbè, ci sarà il Como. Ti chiedo, sei molto metodico, sei molto attento, mi sembra che alcuni aspetti a livello mentale, no? Dopo una vittoria come quella con il Cittadella, che ha entusiasmato il pubblico, anche perché poi si è vista una Ternana che... cioè, il divario di classifica non si è visto assolutamente, no? Al di là dell'inizio. Come hai affrontato la settimana? Punto di vista mentale con i ragazzi c'è sempre il rischio magari di un eccessivo entusiasmo, no? Certo, vabbè, però credo che sia un gruppo che deve ricordarsi dove era qualche mese fa, e parlo soprattutto di chi c'era, e in questo avere la motivazione di rivalsa, uno spirito di rivalsa. Faccio un esempio: io vengo dopo una partita, vengo a Terni dopo la partita con Venezia, proprio una partita non giocata male, però dove qualcosa non è tornato. Credo che questa deve essere un esempio di come ci si ricorda anche di queste cose per poter far meglio. Penso che ogni settimana, hai detto bene, è particolare da questo punto di vista. L'entusiasmo non è per forza una cosa negativa, perché credo che, avendo un gruppo anche con un'età media abbastanza bassa, l'entusiasmo è una cosa che dobbiamo anche mantenere.
però allo stesso tempo non deve essere un vantaggio per l'avversario. In un campo difficile, contro squadra, contro giocatori forti che vengono da un brutto risultato, quindi sono tutti aspetti che valgono. Io poi ho una mia massima, e credo che è valsa anche la settimana scorsa, che in ogni caso tu puoi fare la migliore settimana dell'anno, puoi fare la peggiore, non conta niente, conta sempre quando fischia l'arbitro e come inizia la partita. E manco quello conta, basta, perché abbiamo visto tipo col Cittadella, ma anche col Bari all'opposto, più partite dentro la partita, perché il Cittadella ha fatto un quarto d'ora di un tipo di partita e poi un'altra. A Bari hai fatto mezz'ora dove forse dovevi andare in vantaggio tu e dopo invece ne hai fatta un'altra. Quindi mi interessa molto di più, piuttosto che farmi dei film mentali su come è la settimana, come riesco a farli partire e a gestire i cambiamenti della partita. Poi dopo sono ragazzi, l'unità viene fuori da tante teste diverse e quindi anche là l'idea è di coinvolgere più teste e credo anche più motivazioni da parte di chi magari ne ha di più. Prego. Buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Ma io sento, poi. Ok. Mantovani è utilizzabile dal primo minuto? Lo senti, lo percepisci come a tua piena disposizione oppure no? Ovviamente mi riferisco a dinamiche di mercato sulle quali non ti chiamo in causa alla vigilia di una gara importante come quella di Venezia, però questa domanda è fisiologica. Mantovani è dentro i 23 e tutti i 23 sono utilizzabili per partita di domani. Poi dopo il mercato avremo altri 8 giorni, vedremo tante cose, però chi parte è perché può darci una mano in questa partita. Buongiorno mister. Buongiorno. Allora andiamo ad affrontare un Venezia che è una squadra sicuramente che ha degli obiettivi diversi dai nostri, punta alla Serie A, quantomeno ai playoff. È una squadra che ultimamente ha preso molti gol. In questa partita, sentendo anche i giornalisti di Venezia, è probabile che l'allenatore passi di nuovo alla difesa a 3 e che probabilmente non schieri dal primo minuto nell'11 titolare Pierini. La Ternana, considerando che comunque il Venezia è una squadra che punta, a prescindere dall'avversario, a fare la propria partita, indipendentemente appunto dall'avversario, studierà qualcosa di nuovo o riproporrà quello che abbiamo visto e che è riuscito contro Cittadella a Terni? Sì, allora i dati danno delle indicazioni, però allo stesso tempo il discorso di prima, la partita parte quando fischia l'arbitro e basta. Abbiamo visto col Cittadella, veniva da 7 vittorie e 2 pareggi e ha perso. Certamente i dati ti dicono che hanno una propensione offensiva e che hanno avuto nell'ultimo periodo delle difficoltà difensive, però è vero che cambiano, quindi non è detto che troveremo lo stesso Venezia. Detto questo, nel nostro percorso, nel nostro processo di crescita, gli obiettivi sono due. Uno è la crescita del gruppo e capire quali sono le dinamiche che possono essere più funzionali, e secondo è l'avversario. Quindi in questa settimana abbiamo portato avanti tutti e due questi tipi, come sempre, di obiettivi, cioè l'analisi avversario, sapendo che puoi trovare un po' di tutto, e la ricerca del nostro miglioramento, un po' perché gli input e i dati delle partite fatte, un po' perché è un gruppo che è anche nuovo, con tanti elementi, quindi anche la ricerca di certi equilibri. La partita di Cittadella non deve essere per noi una falsa indicazione, perché l'unico vero aspetto è che puoi sempre trovare soluzioni e questo dobbiamo mantenerlo. Poi dopo, se andranno bene quelle per questa col Venezia o bisogna cambiarle, noi dobbiamo essere pronti anche a cambiarle. Buongiorno. Buongiorno. Sempre spento? Sì.
Ma io sento, ma il problema è per voi, per le TV, per le... Ok. Giorno mister, allora mi ricollego alla domanda del collega, però su Sgarbi, nel senso, come l'ha trovato, se può fare il braccetto di destra, nel senso se potrebbe magari partire anche nell'11 titolare che lei ha in mente per domani a Venezia. Grazie. L'ho trovato molto motivato. Lui il braccetto di destra l'ha fatto tantissime volte, ha fatto anche il centrale in qualche occasione, però soprattutto il braccetto di destra, facendo anche secondo me dei campionati importanti come quello dei playoff di 2 anni fa, e poi dopo ha voglia, entusiasmo e viene a darci una mano anche lui, poi se utilizzarlo o no, vediamo. Abbiamo visto la settimana scorsa che Gaston Pereira è arrivato lo stesso giorno e ha giocato, poi dopo domani si vedrà. Mister, io mi ricollego invece alla domanda della collega Teodori, tornando sul probabile passaggio, almeno così ci dicono da Venezia, o ritorno alla difesa a 3 del Venezia, se la tua Ternana dovesse confermare il 3-5-2 di Dan Scarpa, che abbiamo visto con Cittadella, avremmo due sistemi di gioco a specchio, no? Speculati. Sì. Quali sarebbero, al di là del valore degli avversari che tutti conoscono, le difficoltà proposte da questo eventuale scenario? E aggiungo, è vero che la difesa del Venezia ultimamente è andata in difficoltà, però aggiungere Svoboda tra i due giocatori che giocavano adesso e aggiungere in mediana, che ne so, Ellerson, sulla carta garantirebbe, sulla carta, con il calcio, con il campo, vuol dire cose diverse, maggiore solidità difensiva e maggiore densità in mezzo al campo alla compagine lagunare. Sì, anche se loro, a prescindere da come impostano il modulo, hanno un modo di attaccare che è molto, che è sempre un po' simile, perché poi dopo quando attaccano hanno praticamente 3 attaccanti e 2 esterni alti, quindi non è che ci cambia tantissimo, è un aspetto che loro facevano sia con difesa a 3 che a 2, cambia qualcosina sicuramente in mezzo e ci può stare, però credo che a specchio siamo noi e a specchio sono loro, e là, al di là delle dinamiche tattiche, c'è poi anche la capacità di vincere i duelli e di voler vincere i duelli, di gestire le transizioni in tutte e due le squadre. Abbiamo giocato anche altre volte contro il 3-5-2, penso fra Alpi Salò, dove abbiamo fatto fatica, però alla fine portato a casa il risultato, contro una squadra che non era allo sbando come si pensava a questo tempo, perché poi abbiamo visto dalla volta successiva, ma già durante noi la nostra partita, ma anche nelle volte successive, come ha fatto tanti punti e con squadre anche importanti. Quindi che ogni modulo ti porta dei vantaggi e degli svantaggi. Noi dobbiamo fare dentro la partita, appunto, avere la capacità di gestire più situazioni e creare più partite diverse. Mister, buongiorno. Buongiorno. La settimana di Pereiro e le condizioni di Capuano, se possibile. Ok, Capuano si è allenato tutta la settimana con noi, sempre. Quindi è abile? Sì. E Pereiro l'abbiamo un pochino gestito, ma perché viene da una partita fatta per 70 minuti dopo tanto tempo, perché è un modulo di lavorare in ogni caso diverso, tante cose che non, insomma, per attenzione che abbiamo anche con altri giocatori, ecco, non, poi uno valuta come arrivano, se giocavano, se non giocavano, più o meno come lavorava la squadra, dove stavano. Cioè, aspetti che vanno, però insomma ha lavorato ed è stato. L'ha trovato inserito nel gruppo, cioè un disponibile. Ma questo anche dopo un minuto che era arrivato ha avuto questo tipo di atteggiamento molto aperto e molto disponibile, anche umile nei confronti dei ragazzi, dei compagni. Buongiorno, sempre su Gaston Pereiro. La settimana scorsa diceva appena arrivato non giocava da parecchio, ha giocato 70 minuti che sono anche abbastanza, no? Per il periodo di inattività sul campo, in minutaggio che aveva. Vi attendevate quella durata lì, quella, diciamo, quella, come si dice, quella, 70 minuti. Esatto, quel minutaggio lì, quella resistenza, quella resistenza lì, insomma, ecco, che durasse per 70 minuti, ecco, pensavate magari che potesse risentire un po' prima della fatica. Ma quell'autonomia mi mancava. Là vai molto a braccio, nel senso che guardi e vedi e parli, non è che puoi dire quanti minuti ha. Cioè, lui ha una struttura in ogni caso importante, come forza, come... Poi dopo la prima partita era più facile, perché arrivi con tanto entusiasmo. È questa che adesso deve essere lui anche bravo
a ripartire con aspetti leggermente diversi, però insomma fa parte di un inserimento, appunto, come ho detto fino adesso, abbastanza normale in un gruppo che lavora, che l'ho accolto bene e lui si è posto tutto bene. Poi i minuti, ogni partita ha una storia a sé, ogni caratteristica dell'avversario ti portano a fare scelte anche diverse in base, appunto, a quello che vedi sul campo. Mister, una domanda che riguarda il gruppo, la squadra, come li sta vedendo dal punto di vista emotivo? Non dal punto di vista tecnico, perché ce lo ha spiegato, immaginiamo che siano seri lavoratori che si impegnano, ma dal punto di vista psicologico, viste anche le vicissitudini di cui non tiriamo di nuovo, ne ha parlato anche ampiamente il direttore Capozzucca, il presidente Nicola Guida, questo può creare comunque una sorta di sfiducia all'interno del gruppo, comunque destabilizzarlo, e soprattutto quanto lavoro deve fare lei per mantenerlo solido? Ma io penso che la parte più difficile sia stata all'inizio del mercato, perché è sempre una grandissima incognita su chi parte e su chi viene. Il fatto che siano arrivati certi giocatori credo che abbia rialzato l'entusiasmo, e se io devo pensare anche a sta settimana come li vedo lavorare, li vedo lavorare bene. Poi è logico che ci sono delle dinamiche personali che possono incidere su certi ragazzi, però sul campo non posso dire niente, quindi alla fine a me conta quello, sapendo che appunto le dinamiche poi sono sempre in evoluzione e sapendo che giovedì prossimo si spera che sia finito tutto. Mister, torno un attimo sul Venezia, chiedo venia perché poi la cosa principale che volevo chiederti mi è sfuggita. Sì. E, ipotizziamo sempre che il Venezia ritorni al 3-5-2, no? Finora ultimamente aveva giocato poi con un 4-4-2 asimmetrico, con un mediano a destra, Lella, e un attaccante esterno eccellente come Jonsen a sinistra, quindi era un 4-4-2, diciamo così, asimmetrico. Se dovessero, come ci dicono da Venezia, tornare al 3-5-2, la domanda è questa: come si va a schermare Tesman, perché è chiaro che nella mediana 3 il playmaker giochi leggermente arretrato rispetto alle mezze ali, ma nel Venezia questa situazione è un po' più accentuata, cioè il playmaker centrale, cioè lo statunitense Tesman, gioca un bel po' arretrato rispetto ai due interni, come si va a prendere? Sì, tante volte si abbassava perché creava lui una difesa a 3 in impostazione, loro anche l'anno scorso, perché il 3-5-2 è il modulo dell'anno scorso di Manoli quando è arrivato, però quando attaccano fanno una rotazione e una delle mezzali diventa un attaccante, quindi alla fine attaccano sempre 3-2-5, 3-2-4-1, e non è che anche con questa cosa cambia diversamente, e Tesman diventerà uno dei due invece che magari andare più basso a prendersi, però i riferimenti sono abbastanza codificati. Credo che abbiano una maggiore compattezza nella fase difensiva, ma nella fase di gioco, di impostazione, non mi immagino grossi cambiamenti da parte loro, perché anche l'anno scorso alla fine giocavano con una difesa 3, ma quando attaccavano con questo tipo di sistema. Basta. Okay. Grazie mille. Arrivederci a tutti. A posto. Sì.